E buon pomeriggio amici di Ortica Socia, come preannunciato dal lancio di pochi minuti fa, lunedì con solo appuntamento con il nostro programma Su Eccellenza il Calcio, la sesta puntata della terza serie, la 77esima in assoluto. L'ho preannunciato, l'avevamo detto in settimana, io sono orgoglioso, fiero e vi confesso anche un po' emozionato di avere due rappresentanti di una squadra storica del calcio romano. Poi vi spiegherò perché. C'è un discorso anche personale, sono con noi i rappresentanti della Lodigiani, il direttore sportivo Patrizio Melfa, grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito. E poi ho qui il bomber, il giocatore, l'uomo che ha fatto già 8 gol, che anche ieri ha risolto una partita difficilissima, Antonio Giulio Picci, veramente grazie Antonio di essere con noi. Grazie a te per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, perché puntata particolare? Perché io vi racconto inizialmente un aneddoto, perché poi sapete che a noi piace un certo tipo di calcio. Io vi rubo 10 secondi, però si tratta di Lodigiani, una squadra storica. Io ho iniziato questa professione che avevo 16 anni e come tutti i giornalisti o aspiranti tali che stavano nel Lazio, non si poteva non cominciare da quel giornale meraviglioso che è il Corriere Laziale, del mitico Eraclide Gorbi. Io ero all'inizio, mi presento e direttore Gorbi mi dice: allora serve qualcuno che fa la Lodigiani, che segue la Lodigiani, giocava in C2 quell'anno allo Stadio Flaminio. Mi presento, mi danno la penna e il taccuino, io vado in tribuna stampa allo Stadio Flaminio, dove ricordo sempre l'Italia ha vinto un campionato del mondo nel 1934, e mi appassiona alle sorti di questa squadra meravigliosa. Era la terza squadra di Roma in quel momento, una grande tifoseria, e da allora è rimasto questo rapporto con la Lodigiani, che ha avuto alti e bassi. Quest'anno la Lodigiani, dopo la splendida stagione dello scorso anno culminata con la vittoria in Coppa e l'ammissione all'Eccellenza, è prima in classifica nel girone B, e col direttore parleremo di questo, che non è un miracolo, questa è programmazione vera e propria. E poi con il bomber Antonio Giulio Picci voglio aprire poi a un certo punto una parentesi bella emotiva del calcio che a noi piace. Però ovviamente prima di tutto io ringrazio chi ci ospita, lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale alla Dispoli, sono i nostri studi televisivi, e noi proseguiamo tutta la stagione, se Dio vuole, qui. Io parto subito partendo dal girone A, ovviamente, che andiamo per ordine. Allora, sesta giornata che ha detto molto, ha detto che il Pomezia si è preso la vetta da solo, stanno arrivando a grandi passi Cimini Viterbo, noi la chiamiamo Cimini Viterbo per capirci, la polisportiva Cimini, chi la chiama FC Viterbo, e la Utre Maccarese, e poi apriremo una pagina sulla crisi profonda del Civitavecchia, in queste ore si parla di un cambio di allenatore. Io però intanto parto col direttore sportivo Melfa. Allora direttore, in testa alla classifica c'è una squadra che ha una storia, che è scesa in maniera anche abbastanza rocambolesca dalla Serie D, questo Pomezia. Adesso sarà difficile tirarli giù, eh? Beh sì, diciamo che gli addetti ai lavori si aspettavano sicuramente un Pomezia in vetta e hanno rispettato il pronostico, che comunque non è mai scontato. E in questo momento, a meno che a dicembre le inseguitrici non facciano un mercato capace di, come dire, rimettere in discussione gli equilibri, secondo me il Pomezia è abbastanza lanciato. Peraltro poi, così, che è abbastanza simpatica questo discorso, in testa al girone B insieme a voi, al Terracina, c'è l'Unipomezia, che è l'altra squadra di Pomezia. Insomma, questa città pontina, direttore, si continua a confermare comunque veramente una sorta di piccolo feudo del calcio che conta. Beh sì, ma non è una sorpresa, perché anche l'Unipomezia in un passato nemmeno troppo, insomma, lontano ha fatto la Serie D, è comunque una società che da anni, voglio dire, fa molto bene in questa categoria, in categorie superiori, quindi come hai detto tu, insomma, Pomezia si conferma una città florida per il calcio laziale, insomma. Io saluto il mister Marco Scorsini che ci sta ascoltando. Ormai lo sapete, c'è questa rubrica Salviamo il mister Scorsini dal presidente del Fano. Purtroppo il presidente del Fano continua a impedire al mister Scorsini di essere il nostro opinionista, e Marco sta rispondendo come sempre sul campo. Anche ieri splendida vittoria del Fano, che ha un manipolo di ragazzini volenterosi, e senza la penalizzazione per il pasticcio di un giocatore squalificato il Fano sarebbe addirittura secondo in classifica. Quindi resisti Marco, perché prima o poi riusciremo a liberarti dal presidente del Fano e tornerai con noi qui in trasmissione. Peraltro io Marco lo ringrazio, perché dai dietro le quinte sta facendo un lavoro di coordinamento incredibile. Se noi ogni settimana abbiamo ospiti del calibro dei due che oggi, anche merito di Marco, che a parte conosce tutti nel mondo del calcio, ma poi veramente si sta impegnando a mille. Però ecco, prima o poi
lo riavremo qui Marco Scorsini, a costo di andare a Fano, rapirlo e salvarlo dal presidente. Allora Bomber, si dice se tu hai un'esperienza calcistica, e dopo l'approfondiremo, hai giocato un pochino ovunque anche a livello professionistico col Brescia, si dice sempre girone A e girone B di eccellenza sono completamente diversi, molto tecnico il girone A, più agonistico il girone B. Voi siete protagonisti del girone B, tu hai visto questa differenza, soprattutto questo grande agonismo nel girone B dell'eccellenza laziale? Ma innanzitutto parto da un presupposto, questo è il mio primo anno che nella mia lunga esperienza calcistica ho girato quasi tutte le regioni d'Italia, partendo dalla Sicilia finendo fino al nord in Lombardia. Ho giocato in Campania, in Puglia, in Calabria, nelle Marche, in Abruzzo, in Basilicata. Ho girato veramente tutte le regioni e mi mancava solo il Lazio. E colgo l'occasione veramente per complimentarmi con la forza, la volontà di queste squadre che militano in eccellenza. Ho avuto l'occasione anche di fare qualche amichevole importante con qualche serie di laziale. Devo dire che veramente ho trovato un livello molto competitivo, come lo testimoniano i risultati che escono ogni domenica. Noi ieri abbiamo sofferto e vinto solo al 95esimo contro una squadra organizzata che era ultima in classifica, e quindi ti ritrovi a giocare magari la prima contro l'ultima con il risultato assolutamente non scontato, e quindi questo sta a testimoniare la bontà del lavoro fatto da tutte le squadre per essere competitive e della forza delle loro rose. Noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo grazie al lavoro certosino del nostro staff, della nostra società, che ci mette nelle condizioni migliori per poterci esprimere. Ma penso, permettimi di dire, che alla base di questi risultati penso che ci sia un gruppo prima di uomini che di calciatori, perché non posso far altro che ringraziare i miei compagni di squadra che al di là poi del risultato della domenica, che è figlio di tante dinamiche, penso che ci mettano l'impegno massimo. Bene, io sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e speriamo che questo sogno di stare, non dico in prima posizione, ma di stare più in alto possibile, possa continuare il più avanti possibile. Io colgo l'occasione per ringraziare ovviamente la dirigenza della Lodigiani che ha permesso al direttore, al Bomber, di essere qui con noi. Noi la prima volta che li ospitiamo siamo contenti. Peraltro poi apriremo una parentesi poi sulla Lodigiani, non soltanto per la storia ma anche per lo stato attuale, perché è veramente un modello da seguire. Noi diciamo sempre in questa trasmissione la Luis, il Certosa, la Boreale lo scorso anno, la Lodigiani, squadre che orbitano nella capitale, dove è ovvio che sia stretto perché c'è Lazio e Roma che fagocitano tutto quanto, però sono realtà che si stanno creando uno spazio. E poi dico sempre, squadre anche come la Lodigiani tolgono i ragazzi dalla strada, li fanno giocare, e questo secondo me è il più grande merito. Direttore, parlando di grandi squadre, allora, questo girone ci sta insegnando che è vero che c'è il Pomezia in testa, però ci sono alcune big o presunte tali che sono partite veramente in maniera altanelante: il Monte Spaccato, il Civitavecchia, sul quale si può cifrare di grosse novità. Insomma, quindi è vero, come dice il presidente Lodito, che tante volte le figurine non fanno una squadra di calcio? Ma io dico che è presto per dare delle figurine ai giocatori di queste squadre. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo. Sicuramente le difficoltà ci sono, prima o poi tutte le squadre nel corso del campionato si trovano ad affrontarle. Come ti ho detto, per la rosa che ha il Pomezia, secondo me a prescindere sarà difficile impensierirli, ripeto, a meno di mercati mirabolanti nel mese di dicembre. Secondo me però, diciamo che per le posizioni, per la seconda posizione, secondo me è ancora tutto apertissimo e può riaprirsi, perché poi alla fine in realtà il Pomezia ha un punto di vantaggio, se non erano sulla seconda, quindi comunque non parliamo di un vantaggio particolarmente ampio. Quindi io credo che ancora ci sia tempo per rimettere in discussione un po' tutto. Ecco direttore, voi nel girone B siete primi in classifica, al di là di come finirà il campionato, e state dando un'impronta. Io faccio sempre una domanda quando ho un rappresentante di un girone in questa trasmissione: come si sarebbe trovata secondo lei, anche dal punto di vista tecnico e dell'approccio agli avversari, la Lodigiani, e poteva succedere, se fosse stata inserita nel girone A? Ma guarda, io da questo punto di vista non ho mai fatto preferenze, non ho mai fatto congetture. Io sto imparando e ho imparato a stare con i piedi molto per terra, a lavorare, quindi noi a prescindere dal girone avremmo approcciato con questa mentalità, con questa testa. Abbiamo secondo me un grande gruppo, come ha detto il Bomber, ma soprattutto abbiamo
al di là dei giocatori abbiamo tanti uomini per bene, che comunque sia credono in quello che facciamo, credono nella maglia, quindi sinceramente girone A o girone B sarebbe cambiato poco secondo me. Ecco Bamba, ieri sia nel girone A che nel girone B insomma risultati scoppiettanti, no? Un 5-4, un 4-2, un 3-4 nel vostro girone. Tu stai iniziando a scoprire le difese dell'eccellenza laziale. A leggere i risultati di queste prime giornate qualcuno potrebbe pensare che sono un po' troppo, vogliamo dire, larghe? Ma non direi, non direi, perché ricordo anche le prime giornate, le prime 2-3 giornate che c'erano stati pochissimi gol, le partite finivano 0-0 o 0-1 o 1-0. Purtroppo le partite nascono e finiscono in un certo modo. È chiaro che magari se riesci a sbloccarla subito si concedono maggiori spazi e magari è più facile per un attaccante o per un collettivo di squadra riuscire a perforare la rete avversaria. Se invece si incanalano sullo 0-0 è chiaro che subentra poi tra virgolette quella paura di perderla la partita. Quindi può essere stata una giornata un po' allegra, diciamo, fra il girone A e il girone B ieri, però ti posso garantire, ripeto, lo ribadisco, che tutte le partite sono molto equilibrate e non hanno esito scontato su niente. E penso che veramente il particolare possa fare la differenza in ogni partita, al di là della classifica che possa occupare le rispettive squadre. Ripeto, poi come ha detto giustamente il direttore, penso che sia ancora un po' troppo presto per emettere dei verdetti e per fare per dare dei giudizi. Siamo solo all'inizio, mancano ancora, se non sbaglio, 28 partite, che sono tantissime, e quindi tanti punti a disposizione sia che per chi deve recuperare terreno e soprattutto per chi si deve confermare per rimanere in questa zona di classifica. Ieri sicuramente nel girone A il risultato più eclatante, la sconfitta per 4-1 in casa del Civita Vecchia col Monte Spaccato. La partita era finita dopo 25 minuti e già vinceva 4-1 il Monte Spaccato. Civita Vecchia riconoscibile, Civita Vecchia oggettivamente brutto, Civita Vecchia che veramente sta vivendo una fase altalenante. E in queste ore io leggevo su alcuni autorevoli siti di giornali che si occupano di calcio dilettantistico, è cominciato il toto allenatore. Sapete la storia del mister Stefano Manelli che ha problemi di salute, tanti auguri veramente al mister da parte di tutti noi per una pronta guarigione, però poi il calcio, come si dice, va avanti. Oggi il presidente Presutti si è scusato con i tifosi del Civita Vecchia per lo squallido spettacolo di ieri e si cominciano a fare dei nomi che dovrebbero sostituire il mister Manelli per dare una scossa a questa squadra. Si parla di un ritorno del mister Massimo Castagnari, si parla di un ritorno del mister Caputo che lo scorso anno andò sulla panchina del Civita Vecchia, e poi c'è un nome un po' così, un po' a sorpresa, che sarebbe il mister Raffaele Scudieri, esonerato da Legnano. E sapete che la nuova regola permette a chi è esonerato entro il 30 novembre di andare ad allenare un'altra squadra. Vedremo quali saranno le decisioni del Civita Vecchia. Ecco, le chiedo una considerazione a livello generale, direttore. Alla fine, nel bene o nel male, no, pagano sempre gli allenatori. Però poi il campionato di eccellenza, soprattutto lo scorso anno in cui ci furono squadre che hanno cambiato 2 o 3 allenatori e non hanno fatto risultato, ci confermano che forse il problema non è sempre il tecnico. No, sicuramente il problema non è sempre il tecnico. Purtroppo, come hai detto tu, c'è un po' questa usanza, a maggior ragione in Italia, che comunque sia, come dire, viene più facile sostituire l'allenatore per dare nuova linfa, nuovi stimoli magari a un gruppo squadra, piuttosto che andare ad intervenire su problemi magari un pochino più strutturali. Diciamo che cambiare il mister diventa poi sempre la soluzione dietro l'angolo, no? Quella che viene più semplice. In questo caso sicuramente, come hai detto tu, subentrano anche dei problemi di salute, quindi insomma si va anche oltre, su un territorio un po' più ampio, ecco, come discorso. Però per la sua esperienza, direttore, faccio 3 nomi. Siamo sempre a inizio campionato, faccio 3 nomi di questo particolare momento: la Cimini Viterbo, la V3 Maccarese e tutto sommato lo stesso Campus Eure, che ieri è stato fermato sull'1-1 dall'Accademia Ladispoli. Prestazione gagliarda dell'Accademia Ladispoli, e l'acquisto di Matteo Jurado, a parer mio, è stato fondamentale, ragazzo che ha dimostrato il suo valore. Oggettivamente non è stato lo stesso Campus Eure, però buonissimo punto per il Ladispoli. Allora, questi 3 nomi: Campus Eure, Cimini Viterbo e V3 Maccarese. Secondo lei chi potrebbe essere di queste la vera sorpresa del campionato? Questa è la trasmissione dove le brutte figure le facciamo da 3 anni con i pronostici, quindi. No, mi fai un domandone, perché è un po'
è difficile da dire. Tra l'altro ti dico che hai nominato tre società che secondo me hanno progetti, per esempio Buttre-Maccarese lo sto seguendo con interesse, secondo me ha un progetto intelligente. Cimini Viterbo, come ti ho detto prima, insomma, ci sono rumors che mi parlano di un mercato importante a dicembre, e quindi chissà che non ci possano stupire. Lo stesso Campus Eur, io devo essere onesto, non lo avevo nella mia testa, no, menzionato, o comunque non mi sarei aspettato che questa posizione di classifica ad oggi, però bisogna dargli atto e bisogna dargli merito, perché questi ragazzi vanno in campo, fanno i punti, quindi merito al Campus Euro, che potrebbe secondo me a questo punto diventare un outsider, no? Che probabilmente nessuno di noi si aspettava, no? Parliamoci chiaro. Quindi per come stanno messe le cose ad oggi ti dico Buttre-Maccarese. Allora, in coda in questo girone A di eccellenza si è mosso tutto, perché hanno cominciato a fare punti la Pescatore Ostia, che al 95esimo ha ciuffato il pareggio contro la Strea. Abbiamo detto della Dispoli, che ha colto un pareggio importantissimo sul terreno del Campus Euro. Partita d'altri tempi fra Luis e Villalba, 5-4, prima vittoria della Luis, e quindi si rilancia. Insomma, l'Aurelia Antica è andata a prendersi tre punti sul campo di una Ranova che in quattro giorni è stata sconfitta due volte in casa fra Coppa e Campionato. Abbiamo detto del Pomezia, che ha battuto una ostica Citizens Academy. Attenzione a questa squadra, perché è difficilissima da battere la Citizens. La Buttre-Maccarese ha regolato l'Audace, e poi il Rieti, che è una corazzata, come diceva giustamente il direttore, andare a vincere su un campo mai facile come quello di Valmontone. Questa è stata la panoramica del girone A. Ovviamente io prima abbiamo citato il mister Massimo Castagnari. Come sapete, quest'anno abbiamo anche una nuova iniziativa: noi annunciamo sempre con largo anticipo i nostri ospiti. La settimana prossima, se Dio vuole, in questi studi ci sarà due ospiti molto particolari, molto diversi tra loro, perché hanno atteggiamenti anche in campo agli antipodi, però poi sono personaggi veri. Ci sarà Massimo Castagnari, che vedremo se poi tra una settimana, io non me lo auguro per il tecnico Manelli, però Massimo Castagnari potrebbe essere dopodomani l'allenatore del Civitavecchia. E poi avremo un gradito ritorno dopo più di due anni, ricorderete il vulcanico, storico, unico presidente del Parioli Calcio, Mario Lenzini, che già ha un cognome che ai tifosi della Lazio evoca qualcosa di fantastico. Sarà con noi per parlare del calcio a 360 gradi. Grazie, apriremo anche una piccola finestra sulla promozione, come facciamo sempre. Poi mister Lenzini, ripeto, un personaggio col quale si può parlare di calcio in ogni modo. Io, sarà bello così affrontare in modi diversi la pacatezza del mister Castagnari e l'effervescenza del mister presidente Lenzini. E allora adesso andiamo al girone B, perché io qui ho la capolista, e parto proprio dal bomber. Allora, sei partite di campionato, 8 gol. Ieri affrontate un centro sportivo Primavera che non merita oggettivamente l'ultimo posto. Andate sotto, tu la pareggiate, e poi tu nel finale, proprio nei secondi decisivi, la risolvi. La dimostrazione, bomber, che di partite facili, neanche quando arriva l'ultima della classe, si può parlare. Assolutamente, assolutamente. Centro sportivo Primavera ieri, per quanto ci riguarda, è stato un avversario ostico, difficile, organizzato, e quindi gli faccio i complimenti. Gli è sfuggito il pareggio solo all'ultimo secondo. Questo va a testimoniare della bontà del girone. C'è da dire anche che il centro sportivo Primavera, io sono amante delle statistiche e amo guardare i miei avversari, quello che fanno nei turni precedenti, c'è da dire che ha avuto anche un calendario complicato all'inizio. Ha affrontato il Terracina, dove ha perso di misura 1-0 per un gol di Curiale, ha affrontato il Colleferro, ha affrontato il Pomezia, il CS Primavera ha affrontato tutte squadre di rilievo, di rango, e quindi magari deve recuperare la parte col Certosa, che è un'altra ottima squadra che sta vincendo 1-0, quindi già mercoledì potrebbero arrivare i primi tre punti. Quindi c'è anche da dire che il calendario non è stato benevolo con loro. Bravi noi nelle grandissime difficoltà in cui ci siamo trovati questa settimana, perché non dimentichiamo che purtroppo per una serie di imprevisti e di sfortune abbiamo avuto 7 infortunati, 7 indisponibili. Siamo riusciti a capovolgere questa partita, e questo succede solo quando, come diceva il direttore, è un grande gruppo, una società che comunque ti ha messo a disposizione una rosa ampia e dei giovani, un settore giovanile che ti permette di avere dei giovani. Ieri ha fatto un esordio un ragazzo della Niores, che io non sapevo neanche il nome, alla fine si è fatto una grande mezz'ora
come della Volpe. Quindi questo sta a dimostrare il bel lavoro che compie il direttore, il presidente, ma anche lo staff, preparando i migliori giovani all'evenienza per qualsiasi situazione di emergenza. Ieri, vedendo la sintesi di Lodigiani Centro Sportivo Primavera, tu al gol del 2-1 in pieno recupero, comprensibile esplosione di gioia, sei corso sotto la tribuna, sono passati poco più, tu sei qui alla Lodigiana poco più di un mese e mezzo, ma hai già un grande rapporto con i tifosi, e ieri si è visto. Sì, io veramente, non saranno tantissimi, Lodigiani è una società storica, ha avuto una grande storia e a livello, permettetemelo di dire, di organizzazione della società non ha da fare invidia a nessuno. Magari non può avere tutto quel seguito, però io penso che si debba portare rispetto alle persone che ci seguono sia in casa che fuori, che magari non saranno tantissime, però sono corso da loro perché sull'1-1 chiedevano a gran voce il mio gol, non mi vergogno a dirlo che ho pregato il buon signore calcistico tra virgolette per segnare a quell'ultimo secondo. Non si è capito più niente perché ho visto dei miei compagni piangere al mio gol, proprio per la sofferenza che abbiamo avuto, per quella gioia, e io purtroppo sono caduto nella mia follia anche a togliermi la maglia, quindi purtroppo a saltare la prossima partita. Di questo ho già fatto scusa alla squadra perché so quanto possa essere importante per loro, domenica giocheranno senza di me, ma sono arciconvinto che al di là delle assenze che possiamo avere, possiamo rimediare con un gran cuore quello che abbiamo, e quindi alla fine, per quanto mi riguarda, più dei 16 punti, più della vittoria, più del fatto che siamo capolista, mi interessa vedere questi valori di squadra, morali, che hanno questi miei compagni, al di là della mia squalifica. Sono orgoglioso appunto di aver visto gente, ripeto, compagni miei di squadra piangere per tutta la settimana complicata che abbiamo avuto. Dedico questo gol a un ragazzo, Panico, che si è rotto il ginocchio purtroppo nell'allenamento di giovedì, quindi sono emozionato anche a dirlo. Quando succedono queste cose ti scatta qualcosa dentro che ti fa capire che purtroppo la sfortuna, il calcio non è solo bello, è anche fatto di dolori, di condivisione, di storie. Purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna che purtroppo la stagione purtroppo per lui sarà finita, quindi gli auguro le migliori fortune, la gioia di ritornare subito in campo, e tutti noi, società compresa, direttore compreso, li siamo vicini in questo momento. Avete sentito il tono delle parole di Antonio Giulio Picci, che vive il calcio come dovrebbe essere, con le emozioni, le sensazioni, il cuore. Poteva venire qui e dire sono il capocannoniere, sono il bomber, abbiamo vinto per merito mio. In realtà si è ricordato di un compagno che vive un momento di sfortuna. Ripeto, poi nella seconda parte di questa trasmissione io con Antonio voglio aprire una parentesi bella del calcio che a noi piace. Torniamo al campo, direttore, che poi è quello che decide. Allora, la classifica dice in testa a 16 punti la Lodigiani, Terracina e Unipomezia, a seguire poi Tor Sapienza, Nagni e dietro tutte le altre, a iniziare dal Colleferro. Dopodomani, mercoledì, si recupera Centro Sportivo Primavera Certosa, si riparte dall'inizio del secondo tempo 1-0 per il Centro Sportivo. Allora, che effetto fa stare lassù insieme a due corazzate vere che hanno speso tantissimi soldi per la campagna acquisti, che hanno una storia e un seguito, come soprattutto Terracina e Unipomezia? Ma fa piacere da un lato, dall'altro ti dico che noi tendiamo, io parlo noi come società, tendiamo a non guardare la classifica, tendiamo a ragionare di domenica in domenica. Fin dall'inizio ci eravamo detti col presidente che l'obiettivo era andare su tutti i campi la domenica a giocarci la nostra partita. È quello che stiamo facendo con orgoglio, rispettando la storia che ci precede, la storia di questa società. Quindi ti dico sinceramente, io mi sveglio lunedì mattina e penso alla domenica successiva, a come organizzare la settimana con lo staff, con l'allenatore, mi confronto costantemente con le persone che abbiamo intorno, con la dirigenza, col presidente, lavoriamo. Il lavoro è la parola, l'unica parola che conosco, sinceramente, ti dico la verità, sono abbastanza, forse sbaglio, perché magari non mi godo certi momenti, non me li godo, però è così. Allora, abbiamo detto Terracina Unipomezia fra le squadre candidate alla vigilia a essere protagoniste, sempre noi giochiamo ovviamente perché poi parliamo di calcio alla fine, ipoteticamente per un possibile secondo posto, perché nel calcio nulla è mai scontato, chi teme di più?
in assoluto, perché sono squadre forti, squadre fortissime, squadre anche un po' attardate come lo stesso Colleferro. Ecco, giochiamo per il secondo posto, l'Udigiani punta al secondo posto. Chi vede in questo momento e anche soprattutto più avanti come l'avversaria più pericolosa? Non ho capito perché la l'Udigiani deve puntare al secondo posto, scusa, no? Perché lei vola basso, direttore. Io non parlo del primo perché sarebbe anche, anche per scaramanzia. Allora, chi temete nella lotta per l'eventuale lotta al vertice? Ma io credo che sicuramente Terracina Univo Mezia, voglio dire, per diritto sono lì e quindi comunque sia devono essere rispettate. Sicuramente non ti nascondo che Certosa e Colleferro, dal mercato che hanno fatto in estate, credo siano due squadre molto molto competitive. E poi ti dico occhio al Città di Anagni, perché ho visto una partita e secondo me è una squadra tosta, è una squadra che si rivelerà tosta, insomma. Bomber, c'è un modo per far scoprire e sbilanciare un po' il direttore, tu che lo conosci? Perché io ci sto provando da mezz'ora ma non ci riesco. No, è troppo pacato, è troppo lucido. Anch'io a volte provo a fargli dire delle cose ma non ci riesco. Ma a parte gli scherzi, è un tipo molto molto ambizioso. Al di là delle sue parole, fa bene a spegnere i fuochi, perché è anche un po' scaramantico. Scaramantico, è giusto che sia così, perché poi è la realtà dei fatti, parliamoci chiaro. Siamo una squadra composta da molti giovani, molti del settore giovanile, parecchi che facevano parte della promozione dell'anno scorso, quindi non dimentichiamocelo. Molti in pianta stabile nella formazione titolare del campionato di promozione, quindi va dato merito anche a questi ragazzi, a questa programmazione che la società ha di mandare avanti anche dei discorsi dal punto di vista umano con dei ragazzi, quindi la riconoscenza nei confronti di questi ragazzi di giocarsi un'eccellenza così importante. Diciamoci la verità, ci sono squadre in questo momento più attrezzate di noi. Con questo non è che ci nascondiamo e diciamo che non vogliamo rimanerci lì sopra, ci proveremo con tutte le nostre forze, però concordo con quello che dice il direttore, ossia noi siamo una squadra che la classifica non la si guarda, guardiamo partita per partita per portare quanti più punti possibili a casa. Io penso che poi da dicembre si possa iniziare a vederla e penso che da lì inizierà un nuovo campionato dove penso che tutti in una maniera o in un'altra si rinforzeranno. Chi sta giù perché si vuole salvare, chi sta su perché vuole arrivare in cima, e quindi rinizierà un secondo campionato ancora più difficile e ancora più combattuto. Ma il vostro mister, che saluto perché so che segue la trasmissione, ho visto anche spesso i like che mette al nostro programma, il vostro mister che vi dice negli spogliatoi? È così pagato come il direttore oppure si sbilancia? Stai toccando un tasto a me molto molto sensibile, perché per me il mister è un grande, perché ho un rapporto con lui straordinario. Penso che lui abbia guadagnato il rispetto di tutti noi, sia grandi che piccoli. Io ne parlavo prima in macchina col direttore, non ho nessun problema a dirlo. Lui ha una grandissima qualità, ossia quello di farsi voler bene da tutti, quello di farsi seguire da una squadra, da uno spogliatoio. E ti posso garantire che ognuno di noi è disposto per il mister a buttarsi nel fuoco. Quindi al di là poi degli automatismi, di un'identità di gioco che un allenatore può dare a una squadra, penso che quando viene in primis questa qualità è chiaro che poi hai un gruppo di giocatori disposto a dare il massimo in campo e diciamo che i risultati vengono in maniera un po' più facile, secondo il mio parere. Quindi il mister ha questa grande qualità, gli vogliamo tutti un gran bene e quindi mi viene da sorridere, perché poi noi quando vinciamo e giustamente festeggiamo nello spogliatoio, lui è uno di noi e viene con noi a festeggiare, perché in settimana, come dice il direttore, lavoriamo tanto e facciamo in modo di cercare di sorridere, di ritagliarci quei 10 minuti di festeggiamenti la domenica dopo la partita nello spogliatoio. Quindi il mister, con tutto il suo staff che lo segue, sono veramente dei professionisti seri, delle persone serie che lavorano a 360 gradi. Ieri la giornata ci ha detto tantissime cose, ad esempio ci ha detto che c'è l'Atletico Pontinia che era partito malissimo, è giunta alla terza vittoria consecutiva, è spugnato 4-3 il campo del Nettuno, ci ha detto che Roccasecca ha rifilato 3 gol al Monte San Biagio, insomma il Città di Anagni, che diceva il direttore, ha sconfitto una squadra mai semplice come la Vissezze, risolto anche il Città di Formia che in settimana ha cambiato allenatore, e poi la Lodigiani che
vince ancora e si insedia al secondo posto. Parlando un attimino anche di poi di zona bassa della classifica, no, direttore, perché poi dovrete affrontarle tutte quante. Obiettivamente questa metamorfosi dell'Atletico Pontigna merita una citazione, insomma, partiti malissimo, 3 vittorie consecutive. Guarda, io me l'aspettavo, perché quando sono venuti da noi a giocare era una squadra che stava bene in campo, era una squadra che comunque sia sapeva quello che doveva fare. Poi, come dire, gli episodi non sempre ti premiano, no, nel calcio, però ce l'aspettavamo, infatti lo dicevamo anche coi ragazzi, lo dicevamo anche col bomber prima in macchina, che l'avevamo notato che avevano delle qualità i ragazzi e che secondo me, ribadisco, sanno cosa fare e sono messi bene in campo, quindi è una squadra che credo che comunque darà filo da torcere a tutti. Ieri l'Unipomezia va in casa del Certosa, scontro al vertice in questa fase iniziale, l'Unipomezia vince 2-1, una partita molto bella, molto combattuta. Per la sua esperienza, direttore, anche in vista del recupero di mercoledì, Certosa puntava molto su questa partita per cominciare a risalire. Può esserci un contraccolpo psicologico, visto anche come è venuto per la sconfitta? Ma ti dico, contraccolpo psicologico secondo me no, perché il Certosa ha preso dei giocatori importanti, ha un allenatore che conosce la categoria e quindi secondo me non ci sarà alcun contraccolpo. È anche vero, c'è da riconoscere che l'Unipomezia ha fatto una gran bella vittoria, insomma, andare a vincere a Certosa è un'impresa non da poco, ecco. Io vi ricordo sempre, doverosamente ringrazio chi ci ospita, lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale alla Dispoli, e ringrazio i nostri ospiti che, ripeto, siamo onoratissimi di avere con noi due esponenti della Lodigiani capolista del Girone B di eccellenza, il direttore sportivo Patrizio Melfa e Antonio Giulio Picci, capocannoniere, 8 gol, giocatore che ha una storia molto bella e molto particolare. Direttore, parlando dell'eccellenza, poi non si può non parlare della Coppa Italia, a voi non riguarda, però un discorso che noi stiamo portando avanti, io sto cercando di collezionare pareri un po' da tutti gli ospiti. Si dice sempre che la Coppa Italia di eccellenza alla fine è importante forse solo per chi la vince, perché in realtà è un trofeo che si alza e basta, non è ad esempio importante come la Coppa Italia di promozione che permette l'accesso alla categoria superiore. Ecco, come dirigente sportivo della vasta esperienza, condivide la proposta che si sta portando avanti di utilizzare in eccellenza lo stesso discorso della Coppa Italia di promozione? Chi la vince è ammesso alla categoria superiore, quella regionale ovviamente, non quella nazionale? Ma devi fare i conti poi dopo con i posti a disposizione per partecipare alla Serie D, quindi io credo che ci sia un problema proprio pratico, oggettivo e matematico da questo punto di vista. Certo è che io l'ho vissuto entrambe, sicuramente la Coppa Italia in promozione è un'opportunità incredibile. Non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto vincerla la Coppa Italia d'Eccellenza, purtroppo non siamo riusciti a superare il turno, però resta comunque un trofeo. Si può ragionare magari per renderla maggiormente appetibile con una formula che però possa rispettare poi l'accesso al campionato superiore, perché se tu mi parli di Serie D, in ogni regione d'Italia poi c'è una vincente Coppa Italia d'Eccellenza, che facciamo, le mandiamo tutte in Serie D? Diventa secondo me complicato da gestire, però potrebbe essere un'idea magari gestirla in modo diverso, ecco, magari creare più posti di accesso per dargli una rilevanza maggiore, questo sì. O ad esempio, direttore, evitare magari troppi ripescaggi tra fallimenti, fusioni, squadre che spariscono, forse potrebbe essere anche un modo per limitare i ripescaggi, per evitare che magari qualcuno che è arrivato quarto o quinto per una serie di situazioni si trovò in promozione o in eccellenza. Sì, sì, anche potrebbe essere una soluzione magari dare la possibilità alle squadre vincitrici della Coppa d'Eccellenza a livello regionale di essere inserite in graduatoria o comunque di avere un punteggio aggiuntivo in graduatoria. Quello secondo me potrebbe essere una soluzione, sì, sicuramente sì. Allora io adesso volevo aprire due conti di parentesi con questo signore che è accanto a me, Antonio Giupicci, il bomber della Lodigiani, perché ha una storia calcistica eccezionale, ha giocato un pochino ovunque, Pugliese Doc, lo sentite dall'accento, praticamente in Puglia ha giocato quasi tutte le squadre ed è arrivato anche al professionismo con il Brescia. Io parto da 3 anni fa, bomber. Allora, bomber era a Trani, rilascio un'intervista ai colleghi di Telesveva,
e a un certo punto dice una frase che diventa virale, milioni di visualizzazioni su YouTube. Io ringrazio il collega Giovanni Pimpinelli che me l'ha segnalata questa intervista, non segnava da qualche settimana, e il bomber dice: non sto segnando da qualche settimana, neanche più mia madre mi rivolge la parola. Tu non eri consapevole in quel momento che saresti diventato, con quella dichiarazione a cuore aperto, il personaggio del momento? No, assolutamente no. Ricordo simpaticamente quando poi me ne sono accorto, perché ero in un bar con i miei figli, il mio cellulare inizia a squillare di notifiche. Era tua madre? No, erano tutti, era l'intervista mia che ormai stava schizzando su tutti i siti e su tutte le televisioni italiane, su Striscia, su Italia 1, su Studio Sport, su tutti i siti più importanti, diciamo ormai social media in Italia. Adesso si ride e si empatizza molto su questa cosa in maniera simpatica. In quel momento io non ti nego che avevo gli occhi spiritati. Ho gli occhi spiritati perché nel percorso che una persona, che un uomo può compiere, purtroppo ci sono tanti lati che tanta gente non sa, tante situazioni che una persona vive. Questo è un consiglio, ma è chiaro che ognuno la può prendere come vuole, che nella vita non bisogna mai mollare, mai smettere di sognare. Io sono caduto tante volte, non lo nego, nella mia vita ho fatto degli errori, però ci si deve sempre rialzare, avere la forza di rialzarsi anche a tarda età, perché ci sono dei sogni che si possono realizzare. E quando vedo gente, prima ha chiamato mia moglie che mio nipote a 9 anni smette a piangere perché l'allenatore non lo fa giocare, quindi non vuole già più andare alla scuola calcio. Ecco, mi viene da sorridere, perché se penso a tutto quello che io ho passato per togliermi delle piccole soddisfazioni, beh, non servirebbero 6 trasmissioni di seguito per raccontarvelo. Ripeto, ho girato tutta Italia, sono stato a livello dilettantistico, posso dirlo, nelle piazze più calde d'Italia, ho giocato partite decisive, ho vinto 7 campionati di D davanti a 15-20.000 spettatori, e per arrivare a togliersi queste soddisfazioni nel mio piccolo, perché ripeto, non mi ritengo nessuno, è perché io non ho mai mollato nella mia vita, e quindi quella intervista era un po' il dichiarare a cuore aperto a tutti che non ho mai mollato e non mollerò mai. Non mollerò mai fin quando avrò la forza di farlo. Non ho mollato neanche ieri, quando all'89esimo, 90esimo sono svenuto e ho perso i sensi, e l'arbitro ha ordinato al mio allenatore di farmi uscire. Volevo giocare quegli ultimi 3 minuti perché credevo fortemente che potevo essere ancora incisivo in quel momento, e ci sono riuscito. Da lì poi l'esplosione di gioia mia, dei miei compagni. Ecco, io non penso di essere un grandissimo calciatore, non ho mai detto che sono un fenomeno, però su un lato sono molto presuntuoso, ho la fame, ho la determinazione di dare tutto me stesso sempre e di battagliare su tutti i campi. Questo cerco di trasferirlo alle persone più giovani, a volte mi riesce, a volte no, posso anche perdere, stringo la mano all'avversario e me ne vado a casa con mio figlio a prendermi un gelato. Riavvolgendo il nastro del tempo, Bobber, la rifaresti quell'intervista, ridiresti le stesse identiche cose? Assolutamente sì, non mi pento di niente, l'ho già detto in altre volte, lo direi, lo ribadirei, limiterei, ripeto, molti miei atteggiamenti che ho avuto nel corso della mia carriera, alcuni miei errori che non sto qui a ricordare, non sono perfetto, non sono un santo, però penso di avere una grande passione per questo sport, e quindi ringrazio il Signore che comunque ci dà sempre una seconda opportunità per ricominciare e andare avanti. Secondo te, Antonio, perché nel mondo del calcio dilettanti, ma anche poi quello professionistico, dove forse le pressioni sono anche più forti, perché c'è questa paura a esternare i sentimenti, ad arrivare davanti a una telecamera a essere se stessi, a non nascondersi sempre dietro le stesse parole trite e ritrite: abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati, è colpa dell'arbitro, e mai aprirsi un pochino ai tifosi, che poi rappresentano, no, la parte più sana, più bella del calcio? Ecco, secondo te, perché c'è questa paura nel mondo del calcio a tirare giù la maschera e essere se stessi? No, io parto dal presupposto che non mi ritengo all'altezza di dare valori e consigli a nessuno, ci mancherebbe altro. Io forse nella mia vita sono fin troppo stato me stesso. Dico una frase che va alla chiusura un po' della mia persona: chi mi conosce sa,
chi non mi conosce giustamente mi giudica, e quindi è giusto che sia così. Purtroppo chiunque in generale nella vita, nessuno per piacere a tutti, e quindi è giusto a volte, quando le cose vanno male, prendersi delle critiche dai tifosi, che il tifoso paga il biglietto, è giusto che critica magari lo scarso impegno, i scarsi risultati, e bisogna portare rispetto, ripeto, per tutti, e accettare l'opinione di nessuno. L'importante è cercare di migliorare se stessi, migliorare i risultati e cercare poi di dare l'anima. Senti, tanto il direttore e l'allenatore non ci sentono, neanche qualche migliaio di persone che ci sta guardando. Tu hai vinto 7 campionati, sì. Conosci il valore della vittoria e fiuti soprattutto il momento o l'annata giusta. Ecco, sinceramente, questa Lodigiani può arrivare fino in fondo, al di là che poi arrivi prima, secondo o terza? Io ti dico una cosa, questa è una domanda che anche i miei compagni, chiaramente, data la mia esperienza, data i tanti campionati vinti, mi hanno fatto, e l'ho detto prima. Penso che sulla rosa, chiaramente, dato anche il budget che hanno speso città come Terracina, Unipomezia e altre squadre, al momento possiamo essere, non dico meno forti, meno completi, parlo a livello di scelte. Loro possono avere più scelte, giustamente. Però il campionato, ripeto, è imprevedibile. Abbiamo un direttore e una società, un presidente molto ambizioso. Non nego che, sono sicuro che se avremo la forza e il merito di essere lì a dicembre, non penso che la società si tirerà indietro a fare qualche sforzo. E quindi, al di là, ripeto, possono nascere nuovi discorsi, ma questo non solo per noi della Lodigiani. Questo vale per il Colleferro, per il Certosa. È chiaro che poi a dicembre si fa un'apertura del libro e ognuno prende le sue strade a livello di scelte, a livello di composizione di rosa. Quindi, ripeto, per emettere vederti giudizi e pronostici penso sia ancora presto. Bisogna solo lavorare, pedalare e cercare, per quanto riguarda Lodigiani, per quanto riguarda qualsiasi squadra, di mettere più fieno in cascina possibile. Io, per chi non l'avesse visto, vi invito, andate sull'applicazione di My Soccer Player, guardatevi gli highlights di Lodigiani Centro Sportivo, guardate cosa succede negli ultimi secondi, come segna questo signore, quello che succede un secondo dopo, la gioia, gioia allo stato puro, io la definisco, veramente una bella pagina di calcio e che ci riconcilia anche con tante situazioni. Direttore Melfo, a questo punto, chi ci sta ascoltando, io parto, saluto tutti i nostri telespettatori, che mi dice la regia che sono sempre, sempre più numerosi, si starà facendo una domanda. Sto signore, Antonio Giulopicci, non è che fosse proprio sconosciuto. Voi, campagna acquisti, bravi, per primi, arrivate e lo prendete. Come avete fatto? Ma non credo, questo poi magari devi chiederlo al Bomber, però insomma non credo che noi all'epoca fossimo l'unica società che voleva prendere il Bomber. Chiaramente, come accennavo prima e te lo ribadisco, l'idea di costruire la squadra è nata ed è passata innanzitutto per la valutazione degli uomini, no? Delle persone, prima che dei giocatori. E sicuramente Antonio è prima di tutto un uomo di valore, un uomo che, come lui per primo ha detto, ti dà tutto, ti dà l'anima, e noi questo era quello che cercavamo, quindi siamo partiti da questo presupposto. Poi insomma bastava aprire le statistiche, sì. Fare due conti, insomma, e indicativamente penso che potevamo prevedere, no? Quello che sta accadendo. Bisogna anche saperli fare i conti, direttore. E vabbè, l'abbiamo fatti bene stavolta, dai. Io sono Lodigiani, vorrei continuare a parlare anche di un altro discorso. Allora, voi direttore rappresentate una storia importante, quasi più di mezzo secolo, rappresentate soprattutto un club che negli anni si è creato un suo spazio, ripeto, anche quando Lazio e Roma mangiavano tutto e tutti. Ecco, per farci capire a chi ci ascolta, a chi magari, soprattutto ai ragazzi, Lodigiani è solo un nome, non ha qualche capello bianco purtroppo come me che si ricorda anche altre cose. Riassumendo, cos'è la Lodigiani? Cos'è lo spirito della Lodigiani? Cos'è soprattutto la storia di questa squadra? Ma la Lodigiani è innanzitutto un'idea che nasce da radici profonde, e non sono io a dirlo chiaramente perché... Come si vede, insomma, io sono abbastanza giovane, sono di primo pelo da questo punto di vista, però frequentando la società, frequentando il presidente Malvicini, che è quello che l'ha fondata, no? Che è il fondatore della società, ho capito ed ho imparato quella che è la filosofia della Lodigiani, una filosofia che nasce da un attaccamento viscerale per i colori, da una volontà di
crescere, no? Di creare un percorso per i giovani e di creare delle opportunità per loro. E io da questo punto di vista ho imparato veramente tanto. Ho imparato che comunque il calcio può essere fatto in molti modi, in molte modalità, no? E poi non è detto che una sia giusta o l'altra sia sbagliata. E i risultati possono essere ottenuti attraverso svariate strade, però la Lodigiani è una società che comunque l'ha sempre ottenuti attraverso il lavoro, l'ha sempre ottenuti lanciando i propri giovani, l'ha sempre ottenuti mantenendo un proprio stile, l'ha sempre ottenuti mantenendo una propria identità. E quindi quello che noi cerchiamo di fare è un pochino questo: quando i giocatori arrivano sanno che ci sono delle regole chiare, sanno che la maglia che indossano ha un peso, sanno che va onorata, sanno che va rispettata. E come hai detto giustamente tu, andate a vedere gli highlights della partita di domenica e vi rendete conto di cose. Mi hai chiesto cos'era Lodigiani, guardate gli highlights della partita di domenica e lo capite da soli, insomma. Il bomber tra le righe ci ha detto: siamo competitivi, poi chissà che a dicembre possa succedere qualcosa in sede di calciomercato. Allora, chi più del direttore sportivo, è prevista eventualmente qualche mossa a dicembre nel caso Lodigiani fosse sempre ancora più su? Ma guarda, noi non ci nascondiamo mai, non ci siamo mai nascosti, nel senso che comunque la società è ambiziosa, il presidente è ambizioso. Io oggi sto qui, faccio l'intervista con te, ma ci sono tante persone che lavorano con me, che hanno molta più esperienza di me e alle quali io mi appoggio e con le quali, no, mi confronto quotidianamente. Ti dico che una società importante come la Lodigiani ha il dovere di essere sempre vigile, di monitorare quelle che sono le opportunità e di capire se c'è la possibilità poi di cogliere le opportunità per accrescere il valore sportivo, umano, tecnico della rosa. Ma questo in un calcio programmatico come lo intendiamo noi, cioè, va fatto sempre, a prescindere poi, no, dalla posizione di classifica, devi farlo. Questo è il mio punto di vista, insomma. Io peraltro non l'ho fatto all'inizio, lo faccio adesso. Io ringrazio veramente di cuore il direttore sportivo Patrizio Melfa, il bomber Antonio Giulio Piccia Lodigiani, perché per essere con noi hanno macinato chilometri, perché non stavano proprio dietro l'angolo. Non ricordate, abbiamo i nostri studi qui televisivi esterni alla Dispoli. Grazie veramente, ma soprattutto ringrazio Lodigiani, perché appena l'abbiamo contattati ci hanno detto subito sì, che è una cosa per noi importante, un riconoscimento. Io poi volevamo veramente aprire una finestra su questa meravigliosa realtà del calcio romano, la nostra storia. Ecco, io credo che veramente ha ragione il direttore. Guardate il gol di ieri, cosa fa questo signore? Non tanto la bravura nel segnare, quello lo fa da tanti anni, ma cosa fa dopo che ha segnato? E capire cos'è lo spirito Lodigiani. Dico sempre: Roma ha tante realtà belle di società di calcio che andrebbero scoperte. Noi sono 3 anni che andiamo avanti con questa trasmissione, una alla volta le portiamo tutte quante qui e ve le facciamo conoscere, perché sono tutte storie diverse, tutte storie belle, tutte storie che poi, come nel caso del bomber Picci, sono una storia nella storia. Il calcio bello, il calcio che conta. Voi sapete, cari ospiti, che questa trasmissione ha una consuetudine, che è quella delle brutte figure sui pronostici della settimana successiva. Si sono sottoposte in 77 puntate tutti a questo rito, quindi vi tocca anche a voi pronosticare così. Io poi mi unisco sempre, colleziono brutte figure. Parto ovviamente dal girone A, che poi è quello un pochino dove una squadra probabilmente si è già messa insediata. Allora, io parto da una squadra che lei conosce molto bene, direttore, che è la Romulea, che avete affrontato lo scorso anno anche in finale di Coppa. Domenica c'è Romulea Pomezia, un bel impegno per la capolista. Sì, ti dico che la Romulea è una squadra da attenzionare, perché propone un calcio molto 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 interessante. Quest'anno hanno cambiato l'allenatore rispetto alla scorsa stagione, però lo conosco e secondo me ha delle idee, ripeto, molto interessanti, quindi il Pomezia non se la porta da casa. Pronostico? Ma ti dico che vince la Romulea e riapre il girone, dai. E allora, direttore, finalmente si è lanciato in un pronostico. Io vorrei farti una domanda partendo dal pronostico. Bomber, domenica si affrontano due squadre, una che è lanciata, si è ripresa, parlo del Rieti, che ha una storia, uno stadio, anche se il campo è abbastanza particolare, un po' troppo gibboso, come dice qualcuno, e affronta una squadra che è palesemente in crisi come il Civitavecchia. Ecco, forse questi sono i momenti, con uno spogliatoio, parlo del Civitavecchia, all'occasione per ricompattarsi, perché all'avversario, quello vero, forse quello più forte di fronte. Beh, sicuramente è una partita, penso, di cartello del girone A,
è una partita dove può dire il reale stato di salute delle due squadre. Io penso che questa, ecco, una tipica partita, come parlavamo prima, fatta di dinamiche e di episodi. Se ti devo dare il mio pronostico, io Rieti lo vedo ben lanciato, poi ho due miei amici che hanno giocato con me, tipo l'esterno Giovannini, molto valido, ma so anche che il Civitavecchia ha fatto un organico importante. Se ti devo dire il mio pronostico, ti dico X, quindi vediamo se c'è zecco, un pareggio, sì. Altra bella partita, direttore, due squadre, una lanciatissima, la U3 Maccarese, che diciamo prima ha allestito un organico di primissimo ordine, e il Montespaccato che andrà a fare quattro gol al Tamagnini di Civitavecchia, che è uno stadio dove non è mai facile uscire sportivamente indenni. Potrebbe esserci una partita con tanti gol, secondo lei? Parliamo di Montespaccato U3. Ti dico Montespaccato. Non so quanti gol, ma Montespaccato. Segnatevi tutti i nostri pronostici. Segnate, tanto io ringrazio il direttore che si sbilancia. Io ovviamente mi unisco ai pronostici, mi prendo Aurelia Antica, Viterbo Cimini, e dico questo: io sono convinto che domenica per la Viterbo Cimini è la partita della verità. Perché? Perché questa squadra sta vincendo, sta convincendo. Ieri ha fatto tre gol a una squadra ostica come la Romulia, e come diceva prima il direttore, dai rumors sembrerebbe che a dicembre potrebbe essere addirittura allestito uno squadrone ancora più forte con la campagna acquisti in penale. Se la Cimini Viterbo va a vincere in casa dell'Aurelia Antica, e non è mai facile, veramente si lancia come possibile outsider di questo campionato, quindi per unirmi alle brutte figure mi prendo che la Viterbo Cimini va a vincere sul campo dell'Aurelia Antica. Poi sono tante altre partite che sulla carta sembrano scontate, come Audace Aranova, come Campusseur Pescatori Ostia, ma attenzione al Pescatori che ha iniziato a fare punti, c'è un Villalba Astrea estremamente combattuto, insomma c'è un Accademi Ladispoli Valmontone, con il Valmontone del nuovo mister Cangiano che deve cercare di dare continuità, e Ladispoli che, reduce da un periodo positivo, potrebbe lanciarsi verso la metà classifica o quantomeno allontanarsi dalle zone basse. Insomma, tante partite, questo è un campionato di eccellenza molto bello, e soprattutto si stanno segnando tantissimi gol. Io andrei adesso ai pronostici e alle brutte figure del girone B. Iniziamo così. Fabrizio De Rosa, Mario Giovetti, a Bomber, e poi dice direttore, alla fine della giostra, non è che festeggerà solo il Pomezia nei due gironi? Allora, io saluto intanto Patrizio De Rosa, che fa i complimenti al Bomber e ci mancherebbe. Ecco, qui tutti dicono che poi alla fine noi parleremo per 37-38 puntate, poi il girone A lo vince il Pomezia, il girone B lo vince l'Unipomezia, e questo forse, direttore, ci farebbe capire anche perché il comitato regionale le ha divise. Beh, bisogna dare atto a, come si chiama? De Rosa. Che è un rischio concreto, insomma, quello che lui paventa, quindi ci sta, ci può stare. Pomezia, poi dico sempre che è una piccola Londra, perché ha quattro squadre di calcio: Pomezia, Unipomezia, Città di Pomezia, Indomita Pomezia, insomma veramente una città che, dove il calcio veramente si gioca praticamente anche in strada. E questo è bello perché, ripeto, poi Pontino, quella zona è molto particolare, togliere tanti ragazzi dalla strada e portarli a giocare a pallone credo sia importante al di là dei risultati. Girone B, e questo è casa vostra, come si dice, tanti pronostici, qui non vi salvate perché vi chiedo praticamente tutti. Allora, senza il Bomber, Picci, la Lodigiani va su un campo che non è mai facile, come quello dei Leoni della Vis Sezze. Che partita ti aspetti, e soprattutto quale grado di difficoltà? Altissimo, altissimo, e ti dico che anche con Bomber Picci sarebbe stata una partita complicatissima per noi. Un campo ostico, ripeto, sono un amante delle statistiche, un amante di andare a vedere anche le partite dei miei avversari per conoscere bene il mio girone, e ho visto il Sezze, ricordiamo che ha 5 punti, e ne ha fatti uno col Colleferro, 3 con il Certosa se non erro, 3 col Colleferro, 1 col Certosa e 1 con l'Unipomezia. Quindi una squadra in casa soprattutto molto molto ardua, quindi una partita difficilissima, su un campo difficile, una trasferta lunga, che quindi metterà a dura prova, sarà un'altra prova per noi del 9 per capire di che pasta siamo fatti, ma sono convinto, arciconvinto, che i miei compagni ce la metteranno tutta, e sarei veramente estasiato se mi regalassero una gioia con un risultato positivo. Noi dobbiamo andare lì per cercare di portare punti a casa, che sia uno, che sia tre, non importa. L'importante è cercare di dare quella continuità che ci sta portando a raggiungere grosse soddisfazioni.
X2? Me lo auguro, esatto, X2. Non mi voglio sbilanciare col 2 fisso, ma anche un X non... Io non disprezzo la continuità dei risultati, perché, ripeto, è un girone così difficile che anche il pareggio, secondo me, non si dovrebbe disprezzare. Ecco, direttore, è un punto per la Lodigiani a Sezze, potrebbe non essere da disprezzare, come dice il bombe, perché domenica c'è la partita più bella in assoluto di questa giornata, è lo scontro al vertice Unipomezia-Terracina. Io non firmo per il punto a Sezze, questo te lo dico. Immaginavo. Scusa, la domanda era Unipomezia-Terracina. Beh, Unipomezia-Terracina è il big match. È il big match, vediamo quello che succede. Sicuramente è una partita da attenzionare. Io credo che ci sia il rischio che, insomma, una delle due prenda il largo definitivamente, a meno che non vanno a pareggiare, quindi in quel caso noi potremmo approfittarne. Vediamo un attimo quello che succede, dai. Noi siamo su chi punterebbe un euro tra Unipomezia e Terracina? Sulla Lodigiani sicuramente. Direttore ormai si è lanciato, quindi... però in effetti l'X sembra il risultato più probabile, poi vedremo. Sicuramente sarà una bella partita. Ecco, Bomber, un bel test per la Nagni, che prima il direttore diceva potrebbe essere una possibile sorpresa. Domenica sul campo mai semplice del Gaeta. Un'altra partita veramente che stuzzica, perché il Gaeta penso che sia, per quanto riguarda i discorsi di vertice, a una delle ultime chiamate, parliamoci chiaro. Quindi cercherà, secondo me, di fare bottino pieno contro una città dei Nani che invece, come ha detto giustamente il direttore, sta sorprendendo, una squadra ostica, organizzata, e prevedo veramente lì una grande partita, difficile veramente da pronosticare. Io ripeto, veramente mi metto in difficoltà quando mi chiedi dei pronostici sui due gironi, perché, come ho detto ad apertura di trasmissione, sono tutte squadre forti e organizzate, e alla fine il risultato è figlio di tante dinamiche, una decisione arbitrale, un gol sbagliato, siamo sempre lì sul filo, non a caso non vedo larghe vittorie, sì ci sono gol, ma non vedo larghe vittorie da parte di tante squadre, finiscono da 1-1-0, 3-2, sono partite sempre appese a un filo, e sarà anche questa una partita molto molto complicata da pronosticare. Io vedo un X anche lì. Condividi che se la Nagni dovesse spugnare Gaeta lancerebbe un bel messaggio al campionato? Sì, ma torno a ripetere, sarò ripetitivo, trovo troppo presto per dare dei segnali, per scappare, per una fuga. Io ho vinto un campionato a Matera a dicembre, essendo settimo in classifica a dicembre, a 11 punti dalla prima, e l'abbiamo vinto noi sopra il Taranto. Quindi se una squadra sta anche 5-6 punti dietro e si mantengono i nervi saldi, 5-6 punti si recuperano in due partite. Quindi né una squadra si deve sentire arrivata se ha 5 punti di vantaggio, né una, secondo me, si deve sentire preclusa se ha 5 punti di svantaggio. Il campionato è veramente lungo, mancano 26 partite, che se la matematica non è un'opinione sono quasi 78 punti, e quindi sono bravo in matematica, ero bravo, quindi sono troppi troppi punti per poter dire e fare dei pronostici definitivi. Direttore, è così scontata Colleferro Nettuno? No. Non esiste una partita scontata in questo girone, perché sono tutte partite molto molto complicate. Io credo che il Nettuno abbia dimostrato comunque di non mollare mai, l'ha dimostrato anche ultimamente, ha avuto un paio di passaggi a vuoto però come diceva anche il bomber, sempre con risultati stretti. Quindi secondo me assolutamente il Colleferro Nettuno non è una partita scontata. Ammetto che se mi chiedi un pronostico oggi ti dico comunque Colleferro. Abbiamo detto di mercoledì che si recupera la partita fra Centro Sportivo Primavera e Certosa, si riparte dall'inizio del secondo tempo perché ci fu un malore dell'arbitro, vince 1-0, si riparte 1-0 dalla vittoria del Centro Sportivo. Ecco, anche questo può essere un pronostico importante. Vede la possibilità che il Certosa possa ribaltare il risultato, o il buonissimo Centro Sportivo Primavera che avete visto ieri potrebbe riuscire finalmente a conquistare i primi punti? Ecco, qui è veramente da tripla, eh? Sì, è veramente da tripla, perché ti dico che il Centro Sportivo Primavera è una squadra che è veramente una squadra ostica, non merita secondo me la classifica che ha in questo momento,
e il Certosa deve stare attento, perché chiaramente partire con 40 minuti circa da giocare sotto 1-0 è veramente molto 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 complicato. Se il Certosa saprà interpretare bene la partita, chiaramente è una squadra che ha le forze e i mezzi tecnici per ribaltarla, però attenzione, perché primavera squadra tosta. Allora, abbiamo una domanda da parte dei nostri telespettatori, così la sentite in diretta. Vai. Una richiesta agli ospiti: tra due domeniche cercate di espugnare Gaeta, così il derby formia Gaeta della domenica dopo sarà infuocato. Espugnerete Gaeta? Ma noi, lo ribadisco, noi ogni domenica dobbiamo scendere in campo per vincere. Questo è l'unico vincolo che hanno i giocatori. Cioè, noi dobbiamo avere una mentalità vincente, scendere in campo con l'idea di vincere la partita, di portare a casa i 3 punti. Poi dopo l'importante è che uno ha dato il 1000 per 1000, ha dato tutto se stesso in campo. E chiaramente, come diceva pure il Bomber, tante volte le partite vengono decise da episodi, da decisioni arbitrali più o meno corrette, da situazioni che poi ti possono venire a favore come andarti contro. Quindi sicuramente possiamo garantire al telespettatore che andremo a Gaeta a vendere cara la pelle, insomma, ecco. Saranno contenti, Patrizio, i tifosi del Gaeta? Non è che possiamo. Giustamente, lo Diggiani fa del suo, ci mancherebbe. La Borghesiana contro Gaeta, sì. Quindi giocheremo in casa. E cosa di non poco conto, torna il Bomber. Ma a parte questo piccolo particolare, scherzi a parte, io resto sul Centro Sportivo Primavera e sul Formia, visto il telespettatore ci ha fatto l'assist. Allora, domenica si gioca un Centro Sportivo Primavera Formia che è importante, perché è vero che staremo alla 7ª giornata, ma il Centro Sportivo per adesso è sul fondo della classifica, anche se deve recuperare. Il Formia sta passando una serie di problemi incredibili, in 1 mese e mezzo ha cambiato 3 allenatori, ricorderete in quest'estate quando la società fece un appello su Facebook: qualcuno ci salvi altrimenti spariamo definitivamente dalla scena calcistica. Insomma, vero che tu dici sempre hai ragione, che siamo all'inizio, però insomma, Centro Sportivo Formia per la lotta nella bassa classifica, quantomeno zona playout, mettiamola così, i punti iniziano a essere importanti, no Bomber? Sicuramente, sicuramente. Ti dico che per quanto riguarda questo pronostico, penso che da un punto di vista mentale, appunto, sia importante per il Centro Sportivo Primavera iniziare a fare punti mercoledì per poter affrontare poi il Formia con una determinata serenità. Qualora il Centro Sportivo Primavera mercoledì non riuscisse a fare punti, in vantaggio 1-0, 40 dalla fine, penso che anche a livello psicologico potrebbe pagare questa cosa, e quindi col Formia si farebbe ancora più complicata di quello che già è, perché va dato merito al Formia comunque, che in questa confusione un po' generale di cambio di allenatori, di situazioni che sono cambiate, comunque i suoi punti li stia facendo. Quindi c'è da dare atto di questo ai giocatori del Formia, alla squadra del Formia. Quindi Centro Sportivo Primavera, veramente penso che da mercoledì, in questi 4-5 giorni, loro saranno fondamentali, perché hanno 2 turni casalinghi dove devono cercare di portare dai 4 ai 6 punti. Altrimenti rischio comincerebbe a essere quello di essere un po' attardati, almeno per ciò che riguarda la zona playout. Alla prima dicevamo, direttore, una squadra in grande forma, 3 vittorie consecutive, l'Atletico Pontinia, che va in casa del Vicovaro, alta trasferta non proprio agevole, un po' lontana, ma Vicovaro, squadra che tra le mura amiche è complicata da affrontare. Che partita si aspetta Vicovaro Atletico Pontinia? Per l'Atletico Pontinia sarà una trasferta molto tosta. Noi ci abbiamo giocato a Vicovaro, squadra ben messa in campo, squadra ostica, squadra che comunque a diversi giocatori che in categoria si sono già affermati, quindi sarà difficile secondo me per il Pontini andare a fare punti a Vicovaro, ti dico la verità. Quindi 1? Secondo me sì. Io mi unisco come sempre agli ospiti per le brutte figure, ci mancherebbe, mi prendo Monte Sabbiaggio Tor Sapienza. Tor Sapienza che peraltro prossimamente, tra qualche settimana, avremo ospite nei nostri studi con 2 rappresentanti veramente di spicco, poi vi spiegherò bene la settimana prossima. Tor Sapienza, a mio parere, a Monte San Biagio, campo difficile, sempre trasferta lontano, può andare a fare risultato, credo che una squadra, Tor Sapienza particolare, che non ha l'obiettivo di vincere il campionato, ma sta giocando in maniera spensierata, in maniera tranquilla, e penso che possa essere una bella sorpresa di questo girone. Io ormai ci ho preso gusto col Bomber. Allora, il Certosa, che mercoledì gioca questo recupero, è a 40 minuti per ribaltare il risultato, non è facile, ma non è neanche impossibile.
si va a fare domenica una passeggiata in casa del Racing Ardea, altra squadra che era partita con un certo tipo di ambizioni e si trova un po' con un cammino altalenante. Secondo te molto dipenderà da quello che succede mercoledì anche mentalmente? No, stavolta ti dico che il Certosa, a prescindere dai punti che farà mercoledì, deve andare lì per cercare l'intera posta in palio. Quindi io penso, vedo il Certosa favorito per i 3 punti. Chiaro che non sarà d'accordo Racing Ardea su questo, cercherà di fare di tutto per portare dei punti a casa, quindi sarà una partita complicata per il Certosa, però penso che per la rosa che abbia il Certosa debba cercare di portare l'intera posta in palio. Voi sapete, noi quest'anno abbiamo sempre detto che apriamo alla fine una pagina sul campionato di promozioni. Ho qui una squadra che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia di promozione, è stata ammessa all'eccellenza, fu protagonista del proprio girone. Allora, direttore, campione di promozione quest'anno diviso in 5 gironi da 17 col turno di riposo, insomma sempre queste formule un po' particolari. Voi siete esperti di questo campionato, lo scorso anno avete vinto la Coppa, che è altrettanto difficile come cammino. Per i nostri amici del Città del Cervederi, della Sorianese e tutti gli altri che ci stanno guardando, del Fiano Romano, come si vince un campionato di promozione? Esiste una formula al di là di costruire la squadra fortissima o poi è una somma di circostanze? Guarda, purtroppo la formula per vincere non l'hanno ancora scoperta e quindi, anzi, se la trovi faccela avere così. Però no, a parte gli scherzi, beh, è un campionato complicato perché comunque subentrano una serie di fattori che puoi controllare fino a un certo punto. Faccio un esempio, in promozione comunque i calciatori sono atleti fino a un certo punto, no? Io ho visto la grossa differenza rispetto all'eccellenza è questa, e quindi comunque sono più esposti magari a infortuni, rischi spesso di avere giocatori fuori che, se sono giocatori importanti per la squadra, chiaramente pesano. E diversamente diciamo, non dico la ricetta, però sicuramente un ingrediente fondamentale è il gruppo, lo spogliatoio. In queste categorie possono veramente fare la differenza, perché poi alla fine i valori tecnici si equivalgono, no? Nelle prime 3-4 squadre del girone, di ciascun girone. Se riesci a fare gruppo, se riesci a creare quella sinergia, se riesci a creare quel gruppo squadra, quella sensazione di famiglia, secondo me guadagni un po' di punti extra che poi ti tornano utili nel computo finale. Detto, ci sono alcuni gironi dove ci sono squadre importanti, squadre che hanno una storia, la Sorianese, che peraltro è capolista con 9 punti, il Città di Cervederi, lo scorso anno retrocesso in maniera veramente rocambolesca, c'è il Santa Marinella che ha costruito un ottimo organico, c'è il Fiumicino che non riesce più a riprendersi dopo la retrocessione dall'eccellenza di qualche anno fa. Queste sono piazze importanti. È vero che una volta che si scende è veramente difficile poi risalire, il nome non basta, no? Ce ne siamo accorti con tante squadre. È verissimo, perché poi dopo il campo non è che riconosce il nome o il cognome, il campo poi dopo è spietato e a seconda di tutte le situazioni di cui ti parlavo prima escono fuori risultati che poi possono essere più o meno sorprendenti. Quindi, come hai detto tu, hai citato piazze importanti che poi alla fine sono costrette a rimboccarsi le maniche e cercare di risalire la china. Io credo che, insomma, ho buone sensazioni, lo seguo sempre un pochino il campionato, ho buone sensazioni per esempio sul Fiumicino, secondo me quest'anno può fare bene, anche il Santa Marinella è una società che ha costruito secondo me una squadra interessante. Mercoledì si giocano le gare di ritorno della Coppa Italia di promozione, peraltro noi seguiremo Cervederi Nuova Pescia Romana dopo lo 0-0 dell'andata, quindi saremo allo stadio Galli. Allora, direttore, la Coppa Italia di promozione, diciamo prima, è un altro mondo rispetto alla Coppa Italia di eccellenza, dove spesso le squadre fanno giocare le seconde linee, dove a tanti non interessa, dove qualche compagine preferisce togliersi subito il problema. L'esempio lampante è stato il Pomezia, che è andato a Maccarese con 9 giocatori non titolari, ha preso 3 gol e ha lasciato perdere proprio questa competizione. Si è visto, insomma, che l'interesse era tutto sul campionato. Voi la scorsa anno l'avete vinta meritatamente e siete stati ammessi all'eccellenza. Allora, può essere un obiettivo dall'inizio di stagione la Coppa Italia, direttore? Sì, deve esserlo in promozione, perché è una grandissima opportunità.
è chiaro, c'è il rovescio della medaglia, nel senso che comunque sia partita, cioè scontro diretto, no? Partita eliminazione diretta, può succedere di tutto e può capitare che per qualsiasi tipo di evento fortuito puoi trovarti fuori dalla Coppa, quindi sicuramente va presa, va approcciata col piglio giusto, però secondo me una società di promozione che, come dire, punta a salire in eccellenza deve assolutamente prendere in considerazione la Coppa. Noi l'anno scorso non l'abbiamo mai sottovalutata, anzi ci abbiamo puntato fortissimo e poi ha pagato, questo ha pagato, quindi io ti dico col senno di poi abbiamo fatto dei ragionamenti corretti col presidente, con la società, nel cercare proprio di approcciarla in maniera anche abbastanza aggressiva. Noi è capitato, non ti nascondo che è capitato di risparmiare i giocatori la domenica per cercare poi di schierarli in Coppa il mercoledì, quindi che dire, secondo me vale la pena puntarci. Di promozione poi la settimana prossima, ve lo dicevo prima, noi apriremo una finestra ancora più importante perché, ripeto, ospiti della prossima puntata, se Dio vuole, saranno Massimo Castagnari, il tecnico che ha vinto la Coppa Italia di eccellenza col Civitavecchia e ha salvato lo scorso anno in maniera miracolosa la Dispoli, e poi il presidente Mario Lenzini del Parioli, altra protagonista del campionato di promozione. Sabato nell'anticipo il Parioli se l'è andata a giocare a Soriano del Cimino contro la capolista, ha perso 5-3 ma se l'è giocata, quindi una squadra particolare anche il Parioli. Ecco, apriremo una finestra su un'altra società capitolina importante che ha una storia per certi aspetti anche travagliata, ma ce la racconterà il presidente Lenzini. Ecco, una puntata da non perdere, perché scherzosamente avrò il diavolo e l'acqua santa in studio, vi posso assicurare che veramente ci sarà da divertirsi. Noi siamo giunti al termine della 77esima puntata di Sua Eccellenza il Calcio. Io ho la domanda di rito, che questa volta faccio a entrambi perché sono due esponenti di una società importante, ma soprattutto persone che il calcio lo conoscono a fondo. Allora, direttore Melfa, Eccellenza è un campionato splendido, che se ne dica, dove ci sono giocatori, società che fanno sacrifici, partite molto belle, però dal punto di vista mediatico purtroppo non c'è questo riscontro che meriterebbero tante squadre, sia di piazze importanti sia storiche come proprio la Lodigiani. Noi con questa trasmissione da 3 anni stiamo cercando di aprire in streaming, quindi sul web, che è il modo nuovo di fare informazione, una finestra sull'eccellenza. Vista da questa parte, io faccio sempre questa domanda, vista da questa parte della telecamera, com'è questa trasmissione? Ma secondo me è innovativa, io ti dico la verità, il contesto è interessante perché ti mette a tuo agio e quindi poi dopo alla fine esce fuori una chiacchierata che magari è meno scontata di uno studio televisivo con un microfono, insomma con qualcosa di un po' più impostato, ecco, diciamola così, quindi secondo me è qualcosa di molto interessante. Ti faccio i complimenti per questo, perché penso che almeno a mia consapevolezza, a mia conoscenza, non esiste qualcosa del genere, quindi è innovativo. Io ringrazio il direttore, che poi è vero, perché noi siamo tra la gente e con la gente, noi siamo di qua, ma se voi vedete sulle nostre spalle c'è tanta gente qui allo storico Bar Delfini di La Dispoli in via Paolo Laziale, che ringraziamo, che sta prendendo il caffè, che chiacchiera, che passa, che ci guarda, che magari dice ma qui tre chissà di cosa staranno parlando, però è bello perché ci sono i rumori di fondo, sentite le macchinette del caffè, le tazzine. Ecco, noi, ragione il direttore, lo dico sempre da 77 puntate, a noi piace il contatto diretto, piace stare fra le persone, non siamo quelli impomatati, truccati, le telecamere, le lampade, ripartiamo perché è venuta male questa inquadratura, noi andiamo in diretta, e siamo come a teatro, buona la prima e quantomeno ci proviamo. Io qui ovviamente alla mia sinistra ho un personaggio che è stato intervistato dalle più grandi televisioni nazionali, su YouTube, ripeto, milioni di visualizzazioni, quindi vista da questa parte della telecamera, insomma, com'è questa Sua Eccellenza il Calcio, Bomber? Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarti per l'invito, siamo stati bene, c'è stata bella questa chiacchierata, ti ringraziamo poi anche a nome della Lodigiani per aver dato spazio appunto all'eccellenza. Hai detto una cosa importante, capisco che magari c'è meno risalto mediatico qui nel Lazio, perché magari essendoci Lazio e Roma come primo amore magari, no? Viscerale del tifoso, tutti seguono Lazio e Roma. Ti dico che in Puglia non è così. In Puglia ci sono trasmissioni che parlano giornalmente dell'eccellenza, della Serie D, della promozione, seguitissimo da centinaia e migliaia di persone, quindi questo è l'augurio che magari io faccio a te, alla tua trasmissione, al tuo format, che magari fai partire appunto questo movimento, ti
faccio i complimenti per la conduzione, perché si è andato molto sciolto, quindi veramente è stata una bella trasmissione, e che chissà che magari fra 5-6 mesi parliamo di altri numeri, di altri contatti. E magari anche della Lodigiani, che è in testa alla classifica, adesso il direttore si arrabbia, ha preso il volo. Ed è lì. Io peraltro vorrei aggiungere una frase che ha detto il Bomber: noi eravamo in Puglia per altri motivi lo scorso anno, amichevole Barletta-Salisburgo, 10.000 persone allo stadio di Barletta, uno spettacolo meraviglioso. Io ci vidi la Lazio tanti anni fa allo stadio di Barletta, veramente lì il calcio in Puglia è un'altra cosa, dalla promozione all'eccellenza, alla Serie D soprattutto, è viscerale, c'è il senso d'appartenenza che forse un pochino è quello che manca a Roma, perché ha ragione Bomber, qui Lazio e Roma è il 99% ovviamente dell'interesse, in Puglia c'è proprio l'aspetto viscerale, il tifoso del Barletta si sente barlettano, quello del Trani, quello del Bisceglie, una città come Bisceglie che tu conosci, ha due squadre di calcio in eccellenza che neanche si vogliono troppo bene, quindi insomma ecco, è un altro mondo. Nel Lazio piano piano ci stiamo provando con queste trasmissioni, noi tanti colleghi, io dico sempre, My Soccer Player sta facendo un lavoro immenso, si possono rivedere gli highlights, le sintesi delle partite, quindi ecco, ci vuole forse un po' più di tempo da noi, perché veniamo da un secolo di Lazio e Roma. Però piano piano, la Lodigiani è un esempio splendido e storico, e tante altre squadre, noi le porteremo una alla volta, cercando di aprire questa finestra sul web, perché poi è il modo nuovo di fare informazione al bar con gli amici, prendendosi il caffè a fine trasmissione. Grazie di cuore alla Lodigiani, grazie al direttore Patrizio Melfa, grazie veramente. No, grazie a voi e grazie a te dell'invito, veramente. E grazie a uno dei più forti attaccanti che c'è in assoluto nel panorama adesso dilettantistico del Lazio, Antonio Giulio Picci. Andate a vedere la sintesi di Lodigiani Centro Sportivo, guardate cosa è successo al 95esimo, perché andrebbe fatto vedere nelle scuole, oltre al capolavoro tecnico, ma quello ne ha fatti 3.000 di gol in carriera, soprattutto cosa succede un secondo dopo. Grazie veramente Bomber, che dire, mille di altri questi gol. Grazie direttore, grazie veramente per l'invito, è stato un piacere, un onore, sei adesso responsabile di portarci ancora più fortuna di quella che già ci hai portato, quindi speriamo di rivederci fra qualche mese con tanti punti in più. È vero, li abbiamo cercati, loro vincono al 95esimo, vanno in testa alla classifica e uno degli ospiti segna il gol, veramente questa trasmissione, dico sempre, porta fortuna. Io chiudo nel ringraziare loro, gli ospiti, con l'invito che vi ho fatto all'inizio. Domani mattina andate sulla pagina ortigasocial.it e sul nostro profilo Facebook e leggete la nostra risposta che daremo a qualcuno. Grazie veramente ai nostri ospiti, se Dio vuole Su Eccellenza il Calcio torna lunedì prossimo, sempre dallo storico Bar Delfini. Grazie di cuore alla Lodigiani.